Ciao a tutti, sono Anna Senatore e questo video vuole darvi in un certo senso un focus sulla mia attività professionale. Chi mi conosce da qualche anno sa che sono una professionista del benessere, ho uno studio privato a Ferrara e accompagno le persone principalmente in percorsi evolutivi e mi conoscono anche perché ho ideato dei massaggi e quindi il più delle volte si inizia da un massaggio per poi proseguire in quello che è un percorso personalizzato. Ultimamente, chi però era abituato ad ascoltare dei video in cui parlassi soprattutto della mia visione olistica, di amore cosmico, di tantra, di massaggio zen, piuttosto che di percorsi del karma, in effetti oggi vede molte più informazioni che hanno un po' uno stile giornalistico. Infatti, ho incominciato con quelle che erano le interviste ai miei clienti quando venivano a trovarmi, quindi dopo l'esperienza che vivevano, e poi diciamo che questa impronta è rimasta in me e dopo il lockdown ho incominciato questo mio viaggio alla ricerca della verità ed ecco che io mi ritrovo a creare degli spazi che mi portano a dare informazioni e divulgazioni a 360 gradi, sia perché ho avuto l'opportunità di intervistare dei medici, degli scienziati, dei ricercatori, e sia persone che si stanno impegnando per contribuire a rendere questo mondo un posto migliore in cui vivere. Il momento storico è sicuramente epocale, c'è un cambiamento in atto che le persone che hanno percepito questo risveglio interiore ne riescono a cogliere anche l'essenza. Tante altre persone sono disorientate e fondamentalmente questo video vuole essere anche per coloro che mi hanno visto con un'etichetta, diciamo, legata al benessere e oggi invece mi vedono come attivista. In effetti è tutto coerente, almeno nel mio mondo interiore è perfettamente in linea e coerente con la mia mission, e la mia mission è proprio quella di aiutare le persone a stare bene con se stesse e a stare bene con gli altri, in quelle che possono essere le relazioni lavorative, sentimentali, amicali, genitoriali, e quindi io continuo comunque a dare un supporto e sono comunque operativa anche perché è la mia fonte di lavoro e di sostentamento. Tutto il resto invece, se vogliamo, è una fonte invece che assorbe sia il mio tempo e il mio denaro perché mi autofinanzio e quindi le sostengo io queste spese. Aggiungo anche quest'altra piccola chicca. Per chi non avesse ascoltato il messaggio della dottoressa Gatti che ho pubblicato lunedì scorso, è partito questo progetto editoriale, quindi io sono ben felice di potervi informare che a fine mese, al massimo nei primi giorni del mese di agosto, ci sarà questo sito online che si chiamerà Diritti e Salute ed è un'appendice dell'associazione della dottoressa Gatti, di cui lei è presidentessa e risiede a Ginevra. Si chiama Health, Law and Science, ovvero Salute, Diritti e Scienza. E questo vuole essere un panorama italiano nel quale aiutare le persone ad affacciarsi per tutte quelle che sono le informazioni che riguardano la scienza e l'aspetto legale di tutto quello che riguarda la salute a partire dai vaccini. Quindi troverete davvero tanti articoli che riguardano non solo i vaccini. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione. Seguitemi e saprete le prossime news. Un bacio e un abbraccio cosmico.